Ragazzi, grazie di essere qui con me, con noi, perché abbiamo un altro video insieme a Chiara. Non so se avete già visto l'altro video di Reiki Roleplay, e se non l'avete visto vi invito a farlo, magari vi metto il link o in descrizione o qui nelle schede del video. Chiara si è gentilmente prestata a farmi da modella per questi due video ASMR. È un'artista, crea dei gioielli artigianali molto molto belli. Inoltre è anche modella sia per artisti o per body painting. Quindi vi invito a seguirla su Instagram, vi lascio giù il link. In questo video andrò a fare un trattamento rilassante al viso. Quindi cominciamo innanzitutto creando un po' di atmosfera usando questo adorabile attrezzino musicale che mi è stato regalato. Viene usato proprio per creare un ambiente favorevole al rilassamento. Anche nelle sessioni di Reiki. Io lo trovo estremamente rilassante. Per favorire ulteriormente il rilassamento, andremo ad usare anche qualche goccia di olio essenziale di lavanda. Non andrò ad applicare l'olio essenziale direttamente sulla pelle di Chiara perché comunque è molto potente e è sufficiente spanderlo tramite il calore delle mie mani. Cominciamo con un lieve massaggio al cuoio capelluto. Vieni Chiara, appoggia la testa. Rilassati, lascia proprio andare. Fai un bel respiro. Procediamo a passare sul viso un po' di idrolato
fiori di arancio. È molto molto delicato e serve a togliere eventuali impurità e a preparare la pelle a ricevere un bel massaggio. Andiamo a preparare ulteriormente la pelle a ricevere la crema con una via di mezzo fra un tonico ed un siero da me creato. Ho messo idrolato di fiori di arancio con acido ialuronico, squalane e un po' di glicerina vegetale. Così faccio tutto in uno, siero idratante e tonico. Ma soprattutto, essendo in una boccettina spray, non vado a sprecare prodotto usando i dischetti di cotone. Occhi ben chiusi, Chiara. Appoggiati pure, ce la fai scivolare un po' più giù. Stai rilassata. Ecco qua. Adesso prendiamo un po' di crema. È una pomata che si assorbe facilmente, quindi può darsi anche che ne debba applicare un altro po'. Questa è la lumachina a base di bava di lumaca e altri vari prodotti, tutti naturali, per fare questo massaggio. Ora, Chiara non ha bisogno di essere rassodata, perché comunque è molto giovane, ha una pelle molto molto bella, molto liscia, però sarebbe importante fin da giovane imparare a massaggiare la pelle del viso, dandogli un input verso l'alto. Massaggiare anche questa zona. Questi sono tutti punti che vengono utilizzati anche nella riflessologia facciale. Sono tutti punti che vanno a stimolare i vari meridiani del corpo. Questo è un punto molto importante anche per sciogliere le tensioni nel caso si tenga la mandibola serrata. È importante anche massaggiare la zona intorno alle labbra, sopra, sotto il naso.
massaggio che serve anche a rilassare. Un altro punto da massaggiare è questo, può risultare anche dolente perché anche l'occhio a volte si affatica e va ad accumulare delle tensioni. Invece si parte dalla parte centrale, si preme e si allena. Prima di proseguire con il massaggio di questo tipo, andrò a stimolare i punti che vi avevo detto dell'agopuntura con dei leggeri picchiettamenti. Scendere un po' anche sul collo, leggermente. Lo schiocco che state sentendo forse è la mia spalla. Bene ragazzi, questo massaggio rilassante al viso di Chiara è terminato. Spero che lei sia riuscita a rilassarsi, che sia stata bene.
Per me è stato molto molto piacevole fare finalmente un ASMR reale su una persona vera e quindi la ringrazio ancora tantissimo e vi ricordo che trovate il suo link Instagram sotto nelle info del video. Se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, lasciate un like, iscrivetevi al mio canale e non resta altro da dirvi che grazie, buon relax e al prossimo video.